corsia numero 4 con il campione olimpico Matt Grevers. La partenza di Matt Grevers non è male, la migliore in assoluto in termini di reazione è quella del neozelandese Gareth Keane, ma la gara si svilupperà tutta nella parte nuotata e soprattutto nella virata alla quale stiamo per assistere. Non apre completamente nella prima parte Matt Grevers, preferisce appoggiarsi, andare di sponda con Starview che adesso sfrutterà al massimo la sua virata per cercare di incrementare, ma sono tutti molto vicini, il passaggio è notevole dal primo che è proprio Starview che ha girato in 25.36. Apre Grevers adesso, sta incrementando. Impressionante la virata di Jeremy Starview, cuffia scura, che ora però subisce l'attacco del campione olimpico, il sorpasso che si concretizza a centrovasca nella parte finale. Deve resistere e ce la fa in 52.93 Matt Grevers, che dopo il titolo olimpico a Londra si prende anche il titolo mondiale. E poi doppietta Stati Uniti, perché il recupero di David Plummer si concretizza, così come il terzo posto di Jeremy Starview, che dopo aver dominato a lungo questa gara invece si deve accontentare del terzo posto. Un Grevers che fa valere l'esperienza, fa valere il suo peso, la sua caratura su una gara in cui la tensione ha avuto un peso molto importante, una prestazione d'insieme non eccezionale. Stati Uniti che tornano a conquistare il mondiale nel dorso. Anche qui grande adrenalina, e allora noi ci rilassiamo un attimo, ma non troppo, con un'altra pausa, e poi arriverà il momento di Federica Pellegrini. Rimanete con noi.